parecchi giorni ormai con Tecneco stiamo seguendo il tour della Rubner per i suoi 50 anni che sta attraversando tutta l'Italia. La tappa di oggi è una tappa particolare, non fosse altro perché siamo arrivati nel cuore del paese, al centro della penisola, a Roma. E qui a Roma accadranno una serie di eventi, parteciperanno una serie di esperti, alcuni già noti alle nostre telecamere e al mondo stesso della Rubner. E allora vediamo insieme a loro come possono essere festeggiati, studiando, i 50 anni della Rubner e delle case in legno. Siamo a Roma con i ragazzi della Facoltà di Architettura di Roma 3, con i quali durante l'arco di tutta la giornata stiamo organizzando dei seminari formativi sull'utilizzo e l'impiego del legno nelle costruzioni energeticamente efficienti. E siamo nel pieno del nostro tour organizzato per i 50 anni della Rubner House, 50 anni che Rubner è impegnata nel settore delle costruzioni e delle case in legno. Il tour continuerà la settimana prossima andando poi a Caserta, in Campania e via Cosenza per poi risalire lungo la costa adriatica. Oggi siamo a Roma con i ragazzi di Roma 3, con i quali collaboriamo comunque già da un paio d'anni per la competizione Solar Decathlon, e nell'ambito di questa giornata stiamo organizzando delle sessioni di mezz'ora, 40 minuti ciascuna, per spiegare ai ragazzi, agli studenti di architettura, quelle che sono le possibilità di impiego di questo materiale nel settore delle costruzioni edili. Gli argomenti principali che trattiamo in queste sessioni sono chiaramente tutti i vantaggi collegati all'edilizia sostenibile, quindi all'efficienza energetica, alla sismica, alla capacità che hanno queste abitazioni in legno di essere particolarmente adatte per la costruzione in zone ad elevato rischio sismico e soprattutto anche all'ecosostenibilità dei materiali che vengono utilizzati ed impiegati per questo tipo di costruzioni. Con il team di Roma 3 chiaramente c'è una maggior confidenza rispetto alle altre situazioni che sono dovute creare, perché proprio con loro e con i ragazzi della Facoltà di Architettura già da alcuni anni collaboriamo con l'importante progetto Solar Decathlon. La prima volta a Madrid, dove abbiamo ottenuto un terzo posto, e si spera nel prossimo giugno 2014 di riuscire a competere con loro per ambire al primo posto nella graduatoria di Solar Decathlon. Siamo nell'aula d'Alberto Libera del Dipartimento di Architettura, dove alle 5 oggi pomeriggio presenteremo il progetto a tutti i nostri colleghi e agli studenti del nostro Dipartimento. E si tratta di un progetto che parteciperà al Solar Decathlon 2014, una competizione internazionale aperta alle università di tutto il mondo, in cui il nostro Dipartimento ha già partecipato nell'edizione del 2012, classificandosi terza con la Casa Made in Italy. Ci riproviamo e questa volta con una sfida molto più ampia, perché la competizione chiede per questa edizione di portare una risposta ai problemi della città di provenienza dell'università. Abbiamo quindi ideato il progetto ROM, scritto con l'H e mezzo perché è A Home for Rome, ovvero una casa per la città di Roma. È una casa che nasce con un edificio multipiano che verrà sperimentalmente immaginato per un'area periferica della città, che è quella di Tor Fiscale, un'area molto bella perché si incontrano proprio in quel punto due acquedotti, uno di matrice antica romana, l'acquedotto Appio Claudio, e l'altro invece di matrice rinascimentale, l'acquedotto Felice. E in questo punto però insistono proprio in quest'area così bella e così monumentale le baraccopoli romane, cioè le nostre favelas, quelle che abbiamo anche a Roma, e quindi l'idea è quella di riportare questi luoghi alla loro bellezza primordiale e ricostruire degli edifici per le persone che invece si erano insediate lì abusivamente. E però in gara non possiamo andare con tutto un edificio pluripiano e quindi estrapoleremo un appartamento, che è quello che vedete in quest'altro plastico, che è l'appartamento che stiamo costruendo presso la Rubner House, che è oggi qui con noi a portare la mostra del nostro progetto e delle costruzioni in legno, perché a Versailles a giugno andremo con un prototipo di abitazione, che è un appartamento
previsto per la città di Roma. È un appartamento che usa la tecnologia del legno prefabbricato, perché sono case che dobbiamo riuscire a rendere funzionanti perfettamente in 10 giorni, che sono quelli che l'organizzazione e la competizione permette e ci dà per poter iniziare la gara. Poi avremo 15 giorni di test sul campo insieme ad altre 19 università che vengono da tutto il mondo: Taiwan, Thailandia, Cile, ma molta Europa. E il 14 luglio verrà decretato, con la presa della Bastiglia, il vincitore di questa edizione. Che cosa abbiamo messo in campo con i nostri partner, con il nostro team? Abbiamo messo in campo una costruzione che essenzialmente è pensata per i climi caldi. È una costruzione ad alta efficienza pensata per il clima mediterraneo. In questa casa, che è una casa di legno, noi abbiamo pensato di fare funzionare la massa come ammortizzatore termico. Però è una casa che deve viaggiare, è una casa che deve essere costruita velocemente, in 10 giorni, quindi è una casa con un'intercapedine vuota che noi andremo poi a riempire con la sabbia una volta montata la casa a Versailles, per avere una massa che sia sufficiente a funzionare da ammortizzatore termico e a fare funzionare bene la casa in un clima caldo. Un'altra degli aspetti che noi abbiamo curato è quello di rendere il più possibile il progetto sinergico. Alta efficienza oggi significa sicuramente avere un involucro estremamente efficiente in tutta la casa, ma significa anche curare con grande attenzione la morfologia, in modo che possiamo avere grandi trasparenze senza avere penetrazione della luce solare all'interno della casa nel periodo estivo, che provocherebbe un carico termico indesiderato. Per questo motivo abbiamo anche pensato che, ad esempio, il sistema fotovoltaico non solo è un sistema per la captazione dell'energia, ma è anche un sistema di ombreggiamento. Questa sorta di grande persiana che vedete è un elemento che scorre sulla costruzione, in modo da ombreggiare, quando ce n'è bisogno, la loggia ed evitare la penetrazione del sole togliersi e fare in maniera che il sole penetri. È insomma un sistema che ha sempre a che fare con l'irraggiamento, lo capta e nello stesso tempo ombreggia la costruzione quando ce n'è bisogno. E il viaggio ricomincia. Si parte qui da Roma, il lungo percorso del track della Rubner per i suoi 50 anni di vita riparte da Roma, arriverà fino al mezzogiorno per poi risalire la penisola e tornare su a Chiedes, dove è partito alcune settimane fa. A noi non rimane che ringraziare tutti voi che avete avuto di certo la pazienza e ci auguriamo il piacere di aver seguito questa tappa romana, ma non dimenticate che nei prossimi giorni continueremo a viaggiare noi con voi e tutti quanti insieme a Rubner. Grazie e buona visione.